La seconda volta è quella buona, fermato lo scorso anno in finale da Benjamin Becker, Andrea Seppi non fallisce alla sua seconda apparizione al Challenger di Ortisei, aggiudicandosi il torneo. Dotato di un montepremi di 64.000 euro, il 29enne caldarese, all'ultima fatica di una lunga stagione che lo ha visto ancora una volta protagonista nel circuito maggiore, ha raggiunto la finale del torneo altoatesino superando, con una certa agilità, l'olandese Thiemo De Backer all'esordio, Farouk Dustov negli ottavi e il canadese Frank Dancevic ai quarti, per poi faticare sino al terzo set con il russo Teimuraz Gabiashvili. Nel match di semifinale. Opposto infine al tedesco Simon Greuel, nell'incontro per il titolo, Seppi ha avuto la meglio anche di quest'ultimo avversario, imponendosi con il punteggio di 7-6-6-2. Le 235 posizioni di differenza nel ranking tra i due contendenti si sono fatte sentire come con l'allievo di Massimo Sartori, che ha sofferto Greuel, se così si può dire, unicamente nella prima frazione, per poi lanciarsi agevolmente nel corso del secondo set verso il successo. Con quella di Ortisei, Andrea Seppi è salito a quota 9 partecipazioni in finali nella categoria Challenger. Il bilancio risulta essere molto positivo, con 6 vittorie contro 3 sconfitte. Il torneo di doppio ha poi visto sfidarsi per il successo il duo germanico formato da Christopher Kass e Tim Pütz e quello composto dal tedesco Benjamin Becker e dall'azzurro Daniele Bracciali. A spuntarla sono stati i primi, che hanno fatto loro la partita con il punteggio di 6-2, 7-5.